Ciao, buonasera a tutti. Sta arrivando l'inverno, è freddo da morire. Allora, chi mi segue nel gruppo passo per passo anche di Facebook ha visto che ultimamente ho messo tre ricettine abbastanza utili. Volevo semplicemente parlarvene e farvele anche vedere. Allora, io avevo messo intanto un bel olio lito all'aglio. Semplicissimo, si prende dell'olio d'oliva. Si mette in un barattolino la grandezza, poi la decidete voi, a me questo qui basta e avanza. E io all'interno ci ho tritato, ovviamente levando la buccia, dell'aglio, all'incirca direi almeno 10-12, 10-15 spicchi d'aglio. Come vedete arriva quasi a metà del barattolino. Allora, ho fatto questo olio lito perché l'aglio, come ben sapete, io ho parlato tanto della tintura madre di aglio, c'è un video, c'è un bell'articolo anche nelle chicche di naturopatia, in quanto è un antibatterico per eccellenza, un antibiotico per eccellenza, se vogliamo, aiuta tantissimo, pulisce le vene, quindi lavora a livello cardiovascolare, abbassa la pressione, quindi l'aglio ha delle ottime proprietà. Perché l'olio lito? Allora, l'olio lito e poi perché con l'olio d'oliva? L'olio lito perché l'olio lito di aglio è un olio lito che possiamo poi mettere sia ai bambini che a noi adulti in tutte quelle zone dove c'è bisogno di dare calore e che comunque sono attaccate anche da infezioni batteriche, come per esempio la parte della bronchite, i dolori comunque della gola, per l'amor di Dio, ma insomma la broncopolmonite, comunque lavorare molto tutto l'apparato respiratorio. Quindi un bel massaggio alla sera prima di andare a letto con un olio lito di aglio, al di là dell'odore, perché effettivamente l'aglio non ha un buon odore e non a tutti piace, però vi posso assicurare che dà degli ottimi effetti. Non solo riscalda e brucia, quindi apporta calore. Ho scelto l'olio d'oliva perché l'olio d'oliva è un olio saturo, un olio che apporta calore al nostro organismo, e l'aglio perché funge appunto da antibatterico. Nulla vieta che si può utilizzare in tantissime parti del corpo, ovunque ce ne sia bisogno. Sempre perché c'è bisogno di ammazzare una micosi, per esempio nei piedi, comunque sia qualsiasi problema che può derivare da un attacco batterico virale. C'è chi lo usa anche per massaggiare i piedi, i sottopiedi, si legge, gente ci mette proprio lo spicchio d'aglio, ci mette un tondino, diciamo, della cipolla, poi con il calzino sopra ci dorme tutta la notte. Sapete che il piede è un punto di riflessologia molto molto potente. Io infatti quando comincio a trattare, i primi massaggi partono proprio dai piedi per iniziare a smuovere l'organismo. Quindi comunque sia, ci sono tanti piccoli rimedi, un rimedio molto semplice, l'aglio in casa ce lo abbiamo tutti, quindi un olio di aglio secondo me è importante farlo. Ho letto, come ho scritto anche nel gruppo passo per passo, di persone che poi lo utilizzano anche nelle parti intime per chi soffre per esempio di candidosi e così via. Non lo so, è una cosa che poi dovete provare ognuno con la vostra responsabilità. Io, per esempio, uso molto il tea tree oil, uso il sale, uso lavaggi col bicarbonato di sodio. Il tea tree oil, tanti dicono di no perché è un olio essenziale, io l'ho sempre usato e mi ha sempre fatto bene. Quindi, uguale il discorso per l'olio di aglio: può essere un olio che può portare calore, quindi disinfettare. Forse per alcuni potrebbe essere, può essere troppo forte, ecco, si può percepire un pochino troppo forte, però io lascio a voi la scelta, magari poi mi fate sapere. Un'altra piccola ricettina, ovviamente ormai è passata una settimana che non ho potuto farvi il video prima, è uno sciroppo alle cipolle. Io ne ho fatto poco perché comunque se non è che vorrei usare sciroppo alle cipolle tutto l'anno, specialmente sotto l'inverno, però vi posso assicurare che è molto buono. Io ho messo semplicemente una cipolla bianca, fresca, nulla vieta però che la potete anche portare in cottura, perde tanto del suo valore, secondo me, tanti dei suoi nutrienti, soprattutto questo battericida molto forte, anche questo, no? Quindi io che cosa ho fatto? Ho tagliato una cipolla bianca fresca, l'ho messa a questa altezza qui, anche qui fino a mezzo barattolino, e poi ho riempito il barattolo di miele di mille fiori perché ritengo che sia uno dei mieli che può usare qualsiasi persona di tutte le età, anche i bambini. È dolce, quindi attutisce un pochino quello che è il piccante l'agro della cipolla, no?
Come potete vedere, poi l'essenza della cipolla, cioè la potete vedere perché il miele non ha questa diluizione, vedete che si muove quasi come se fosse acqua, perché essendoci stata la cipolla a macerare, il miele ha perso quella sua consistenza abbastanza robusta. Vi posso assicurare che io lo do a mio bambino di 1 anno e mezzo, aiuta tantissimo contro la tosse, sempre contro i catarri, sempre con tutti i problemi influenzali, è un ottimo battericida, quindi date 1 o 2 cucchiai al giorno, prendete 1 o 2 cucchiai al giorno di miele alla cipolla, ottimo rimedio. La cipolla possiamo metterla anche, lo sapete, ormai si legge da tutte le parti, ormai è anni che si parla di questo. La potete mettere anche mezza cipolla su un comodino. Quella cipolla sta lì tutta la notte o tutta la giornata, è un battericida fantastico anche a livello aerobico e ovviamente poi dopo va buttata via, non può essere assolutamente utilizzata perché è piena di schifezze. Allora, la terza ricettina che avevo messo è questa me l'ha passata la mia amica Alba Roches, molto semplice da fare, ho preso un barattolo un pochino più grande, perché qui invece ho fatto proprio un miele insaporito con dei sapori invernali, quindi ho messo dell'anice, ho messo dello zenzero e della curcuma, a mio piacimento, ma potete aggiungere anche della cannella, per esempio, ha un ottimo sapore invernale, un bel limone tagliato, a fette, ci si può mettere anche due. Io ho messo un limone biologico tagliato a fette con la buccia e poi ho aggiunto anche delle ole essenziali di bergamotto e di limone, quindi ho aggiunto un pochino la dose. Anche qui vedete che il miele, quando poi si è sciolto il limone, è diventato quasi acquoso e questo è ottimo per dolcificare bevande, orzo, infusi, tè, camomilla. Veramente veramente buono, dà quel sapore di limonato, retrogusto limonato, e in più ci beviamo appunto queste spezie che ci aiutano sempre a riscaldare il nostro organismo e ad affrontare tutto il freddo che ci aspetta. Ecco, io volevo farvi questa cosa perché mi dispiaceva lasciare una semplice notizia messa lì, mi piaceva proprio farvi vedere il video. Rimango sempre a vostra disposizione, vi saluto, un bacio a tutti, a presto!